Riprendiamo da dove eravamo rimasti al video precedente, e cioè con l'installazione di OpenAbian appena completata sul nostro Raspberry Pi 4. Andiamo avanti quindi con la configurazione del sistema, effettuando alcune operazioni di aggiornamento e configurazione del sistema operativo, per poi passare all'installazione di Docker e Portainer e di Influx per ripristinare il database che avevamo backuppato prima della formattazione del Raspberry. In questo modo dovremmo finire il primo step della scaletta. Colleghiamoci quindi al nostro Raspberry con PuTTY, quindi una sessione terminale per andare a fare delle configurazioni di base del sistema. Allora, la password di default è uguale all'utente e quindi è OpenAbian, e questa sarà la prima cosa che andremo a cambiare. Ok, intanto notiamo che l'installazione è la 302, quindi siamo sul branch stable. Dobbiamo quindi poi cambiare nel milestone per aggiornare OpenAbian appunto alla versione milestone. Per adesso comunque iniziamo subito a cambiare la password di OpenAbian, quindi basta scrivere passvd, ci chiede la password corrente e poi mettiamo la password nostra nuova. Perfetto. Adesso rifacciamo una prova di login, giusto per essere certi che la password funzioni bene. Rientriamo con l'utente OpenAbian, approviamo OpenAbian e non entriamo. E adesso mettiamo la password nuova che abbiamo settato prima ed entriamo. Perfetto. Ok, allora adesso lanciamo il programma OpenAbian config. Così andiamo a vedere un po' di configurazioni che possiamo fare. Di solito OpenAbian config fa un controllo che non ci siano aggiornamenti di se stesso. A questo punto ci chiede quale versione di OpenAbian vogliamo tenere. Io mi metterei sulla raccomandata in modo da star tranquilli sul discorso dei bachi. Quindi selezioniamo con lo spazio e poi col tab ci spostiamo su OK. Dovremmo arrivare al menu principale, eccoci qua. La prima cosa che andrei a fare è quella di selezionare la versione di OpenHub alla milestone, quindi andiamo al menu 40 e selezioniamo OpenHub Milestone. Ok, qui ci avvisa che la versione non è proprio quella stabile, ma è una versione, diciamo, chiamata di test, ma non importa, noi andiamo avanti lo stesso. Bene, dopo un bel po' di minuti siamo arrivati alla fine e l'operazione è andata a buon fine. Quindi adesso dovremmo essere sulla versione milestone di OpenHub. A questo punto possiamo andare a verificare alcune configurazioni di sistema. Quindi facciamo intanto l'aggiornamento del sistema, giusto che faccia un po' l'aggiornamento di tutto, anche se avendolo appena installato forse non c'è molto da fare. Sì, qualcosina c'è. Ok, completato l'aggiornamento, andiamo a vedere dei settaggi di sistema, quindi l'host name lo lasciamo lì, locale, lascerei comunque quello inglese, quindi va bene così. Il time zone, Europe, ok, mettiamo Roma, che siamo in Italia. Cambiamo magari le password. Questo l'abbiamo già fatto per i fatti nostri. Cambiamo, vabbè, quello della console di OpenHub per adesso lo lasciamo così. Cambiamo quello di Samba, che è il servizio che ci permette di accedere alle cartelle di configurazione di OpenHub da Windows. E mettiamo la nostra nuova password. Ok. Andiamo a vedere se c'era altro. Direi che non c'è altro. A questo punto siamo a posto. Usciamo da OpenAbian. Proviamo a rifare il login, così vediamo se ci dice che la versione è aggiornata. Ok, la versione si è aggiornata alla 3.1.0 Milestone 3. Ok, allora controlliamo che funzioni ancora la console.
Ok, la console risponde ancora. Vediamo se risponde anche il frontail che è per vedere i log via web. Ok, funziona. E a questo punto siamo abbastanza a buon punto. Forse possiamo passare all'installazione di Docker e Portainer. Andiamo quindi a installare Docker sul Raspberry. Lanciamo i vari comandi. Iniziamo a fare l'aggiornamento dei repository. Poi lanciamo l'installazione di alcuni pacchetti. Ok, era già tutto a posto. Poi andiamo a installare la chiave GPG per le sicurezze. Questo è del repository di Docker. E aggiungiamo il repository stable per Docker. Tutti i comandi che sto trovando sulla documentazione. A questo punto possiamo rilanciare l'aggiornamento dei repository perché dovrebbe prendere anche quello di Docker, infatti lo trova. Lanciamo lo script di installazione. Confermiamo. Ok, siamo arrivati in fondo alla procedura di installazione, adesso possiamo lanciare un comando Docker per vedere che funzioni correttamente. Quindi lanciamo un container che si chiama Hello World. Ok, adesso dovrebbe scaricare l'immagine, creare il container, mandarlo in esecuzione e finire. Quindi vuol dire che funziona tutto bene. Adesso andiamo a installare Portainer, quindi sempre da documentazione mi vado a creare il volume Portainer Data e poi lanciamo il comando Docker per creare il container. Anche in questo caso si scarica l'immagine e poi la manda in esecuzione. Poi andremo a vedere sull'indirizzo su OpenABIAN porta 9000 su web se è partito Portainer. Container dovrebbe essere partito, lo possiamo vedere con Docker PS, mettiamo sempre sudo, che ci fa vedere che c'è un container. Andiamo a vedere la porta 9000 se ci risponde con l'interfaccia web di Portainer. Creiamoci la nostra password per l'accesso. Diciamo che vogliamo gestire il Docker. Colleghiamoci. Tutto funziona. Abbiamo due container che sono l'Hello World che ho creato prima a titolo di esempio e Portainer. Quindi questo qui di Hello World lo posso anche buttare via. Diciamo di rimuovere anche gli eventuali volumi che ha usato. Andiamo a vedere le immagini. Eliminiamo l'immagine Hello World. Così facciamo pulizia. Ok, quindi anche Portainer è pronto. A questo punto possiamo andare ad installare InfluxDB. Per la creazione di InfluxDB, del container InfluxDB, vado un po' veloce, tanto avevo fatto un video a suo tempo dove faccio vedere tutti i singoli passi di creazione del container. Quindi andiamo sul volume, ci creiamo un volume chiamato InfluxDB Data. Poi andiamo su Container, aggiungiamo un container che chiamiamo InfluxDB. L'immagine è InfluxDB 2.1.8 se non ricordo male. Pubblichiamo le porte 8086 e 8088. Andiamo a configurare i volumi aggiungendo un mapping sulla cartella var lib influxdb, il volume che abbiamo creato prima. Poi andiamo su Restart Policy e gli diciamo che deve sempre riavviarsi tutte le volte che va giù, deve riavviarsi in automatico. Dovremmo aver fatto tutto, deployiamo il container. Attendiamo un attimo che scarichi l'immagine. Eccoci qua. Abbiamo finito, quindi InfluxDB è running. Verifichiamo solo che funzioni. Ci colleghiamo quindi al container. E andiamo a vedere, ad esempio, nella cartella dei dati se c'è qualcosa. Ok. Poi proviamo a lanciare
il client, ok, quindi funziona. A questo punto creiamo gli utenti che utilizzeremo poi per le connessioni. Dobbiamo creare un utente admin e un utente open hub che utilizzeremo poi per far connettere open hub. Allora, creiamo l'utente admin, mi sono copiato il comando, qui metto la password. Ok, e poi creiamo l'utente open hub, create user open hub with password. No, scusate, non è un utente amministratore. A posto, vediamo se ci sono. Proviamo a connetterci. Usciamo. A questo punto dobbiamo andare a crearci il file di configurazione da gestire poi all'esterno del container. Quindi lanciamo un comando dalla shell del Raspberry in modo tale che venga creato il nostro file di configurazione, questa cartella. Adesso ci creiamo la struttura di cartelle dove andare a salvare i file di Docker. E li andiamo a copiare il file che abbiamo creato prima. Eravamo nella home di OpenAbian, se non sbaglio. Ok, adesso lo andiamo a modificare. Quindi reporting disable mettiamo true, così non inviamo dati. Bind address dobbiamo metterlo all'indirizzo IP dove sta girando il container. Andiamo a mettere qua, così possiamo fare i backup dall'esterno del container. Poi dobbiamo abilitare intanto l'index version, dobbiamo mettere TSI1. Poi dobbiamo andare a cercare l'out enable, così forziamo l'utilizzo di un utente. Poi altre configurazioni le faremo man mano che ci serviranno. Adesso dobbiamo andare a dire al container di montare questo file di configurazione. Quindi andiamo nel nostro container, lo stoppiamo, lo modifichiamo, andiamo nella sezione volumes e aggiungiamo un altro volume. E deployiamo il container. Andiamo a vedere se è stata presa la configurazione. Ok, out enable true. Quindi a questo punto, se io mi collego, non dovrei poter fare quello che ho fatto prima, tipo create user Pippo with password. Ok, se invece mi collego con out, il create user Pippo dovrei poterlo fare. Ok, show users drop user Pippo. Ok, siamo a posto. Adesso possiamo creare il database. Open Hub, lo chiamiamo Open Hub e poi creiamo il database Open Hub import. Anzi, scusate, Open Hub 2 lo chiamo, a cui farò puntare la istanza di Open Hub 2 che sta attualmente girando. Andiamo a dare i privilegi all'utente, quindi grant all on OpenHub to OpenHub. A questo punto creiamo un utente dedicato anche a OpenHub 2. Lo chiamiamo OpenHub 2. With password. E
e facciamo il grant all on OpenHub 2 to OpenHub 2. Ok, così dovremmo essere a posto. Adesso non ci rimane altro che importare i dati.